Eccoci qua, siamo in una struttura che venne costruita in più fasi a partire dal XV secolo. Pensate un po' quanti anni sono passati dall'inizio. All'interno di questa villa è un freddo incredibile, fuori ci sono circa 15 gradi, ma i muri così spessi trattengono praticamente il gelo, veramente, e ho le mani letteralmente immobili causa freddo, appunto. Comunque, siamo in questa villa storica che appartenne, pensate un po', ai Malatesta. Quando vi dico Malatesta, quindi viene fuori nella vostra mente uno dei cognomi più importanti a livello storico in Italia. Questa villa appartenne a Parisina Malatesta, da qui il nome della torre, Torre Parisina. Dopo Parisina Malatesta non si hanno più notizie certe sulla storia di questo luogo, di questo immobile. Sappiamo solo che nel XIX secolo appartenne alla famiglia dei ricchi commercianti in Navarra, che sono stati veramente importanti anche loro in Italia. Francesco, l'ultimo erede di questa famiglia, creò una fondazione per tenere conservato l'immobile in cui siamo ora. Ok, quindi ora voi sedetevi comodi e seguitemi in questa esplorazione che si preannuncia essere meravigliosa. Vediamo assieme. Come vi dicevo, fa un freddo impressionante in questa struttura ed è sicuramente dato dal fatto che i muri sono realmente molto spessi. Si parla, penso, di almeno mezzo metro. Ok, la prima stanza che ci troviamo qui a sinistra, vediamo subito un pavimento molto moderno che probabilmente è stato ristrutturato, anche perché, come vedete, spostando poi gli occhi al soffitto, vediamo delle travi di legno nuove. Tra l'altro, come vedete, in questo punto si è rotto il soffitto e si vede com'era una volta. Guardate che bellezza! Risulta completamente affrescata questa zona qua ed immagino anche tutto sotto le travi è stato tutto coperto, purtroppo, perché perde secondo me molto la bellezza storica di questa villa, almeno questa sala. Anche questa stanza, come vedete, è stata completamente ristrutturata, o almeno il soffitto, le porte da cui siamo appena entrati, e si vede sotto l'affresco originale come quella che abbiamo appena visto. Proseguendo l'esplorazione vediamo le finestre, le porte finestre che dovrebbero essere antiche o almeno dell'epoca, diciamo, del XIX secolo. E poi anche qui è stato fatto sempre il tentativo di ristrutturazione. Qui abbiamo un bagno, non credo sia antico, vedendo un po' le piastrelle e il fatto che sono letteralmente nuove, non c'è un dito di polvere tra l'altro sopra. Sì, qui è stato tutto rinnovato, diciamo. Ok, quindi procediamo a visitare le zone più interessanti. Un'altra stanza completamente svuotata, purtroppo. E anche questa, però, guardate un po' anche soltanto le dimensioni della struttura, cioè è veramente impressionante. Questa è la zona d'accesso da cui siamo entrati, molto semplice. Ecco, qui forse... Ecco, queste dovrebbero essere, sì, piastrelle antiche, credo. Si vede un po' dall'usura delle stesse. Guardate questa colonna, che bellezza. Questa è sicuramente antica. Questa è bellissima, questa mi piace molto. Sempre bello trovare le colonne in questi luoghi abbandonati. Questo dovrebbe essere uno scantinato o qualcosa del genere. Pieno murato di zanzare, oddio. In inverno, che strano. E qui cominciano ad arrivare i pezzi forti. A brevissimo vi farò vedere. Abbiamo notato una particolarità molto interessante di questa villa, cioè le finestre all'americana. Queste sicuramente sono dell'epoca e si aprono praticamente scorrendo in su. Poi chiaramente adesso è abbastanza bloccata e comunque non messa benissimo, però vedete, molto particolare. Io l'ho vista soltanto nei film americani, non so se voi l'avete vista in altri luoghi, fatemi pure sapere nei commenti, sono curioso. Ok, cominciamo l'esplorazione
sicuramente della zona più interessante di questa villa, ovvero quello che è rimasto veramente di storico all'interno di questo immobile. Guardate in primis il corrimano che salta subito all'occhio, tutta la decorazione che sorregge proprio la parte dove si vanno ad appoggiare le mani. È una colorazione fatta in ottone, però davvero, davvero incredibile. Cioè ogni singolo paletto è decorato chiaramente nella stessa maniera e formato nello stesso modo di tutti gli altri, però molto molto particolare. Tra l'altro guardate un po' qui la dimensione di questa scala, cioè sembra di entrare all'interno di una chiesa. Ed ora due pezzi molto forti secondo me e molto interessanti di questa villa. In primis l'affresco che troviamo sul soffitto e su cui da una parte e dalla parte opposta c'è dipinta la lettera N, che sicuramente stava per la famiglia Navarra. Secondo me un'altra cosa molto bella è la decorazione di questa porta, che è molto semplice, cioè abbiamo due rombi, però allo stesso tempo nella sua semplicità diciamo la rende abbastanza caratteristica. Qui abbiamo delle finestre ad apertura normale rispetto a quelle che vi avevo detto sotto, come vedete. Queste sono tutte cose dell'epoca sicuramente, guardate che bellezza. Io adesso non le toccherò perché la carta si sta letteralmente consumando da sola, però si vede che è vecchissima perché è davvero ingiallita e molto consumata, ma è stupenda questa cosa qua, meravigliosa veramente. Qui abbiamo decorazioni diverse sui pavimenti, molto particolari. È davvero, 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 davvero impressionante, ragazzi. Una struttura incredibile quella di oggi. Io vorrei stare attento a camminare in alcune zone perché secondo me siamo a grosso rischio crollo, purtroppo. Una cosa molto particolare che abbiamo notato provenendo dalla scala che abbiamo appena visto è questa porta in alto, che ci fa capire chiaramente che è stata effettuata una ristrutturazione, sono state eliminate delle scale proprio qui dove mi trovo io in questo momento. Molto particolare, molto strana, cioè vedere proprio la differenza di età in questa, in un'unica struttura. Guardate questo tappeto, o meglio questo pezzettino di tappeto, perché sembra essere stato tagliato o distrutto insomma una parte, ma molto molto particolare e secondo me tra l'altro penso sia comunque piuttosto vecchio, adesso non so indicarvi chiaramente la data precisa, ma sembra essere piuttosto vecchio. Qui tutte le porte sono state messe a nuovo, purtroppo. Allora, questo è un camino che sicuramente stava venendo costruito, ma poi è stata interrotta la costruzione stessa. Lo vediamo dai forati che ci sono presenti sotto per sorreggere le lastre di marmo e dal legno che è completamente nuovo praticamente, quello sopra nella cappa. Qui comunque pian piano sta cedendo, abbiamo anche il soffitto qui che è caduto. No, non finire sopra, camminiamo una volta su questo, sempre. Sarebbe figo trovare la chiave per una stanza chiusa. È chiusa da dentro. È qui. Ah, è vero. Attenzione ragazzi. No, c'è la torre, si vede la torre. Però non è messo benissimo il legno. Samu. Fai una ripresa veloce, poi vieni giù che ci sono tutti i legni che si piegano. Capito? Certo, perché è mura fisica. Hai capito? No! Cosa c'è? C'è un altro pieno ancora! Sì, ma non si può andare fin su, siamo... Su, su è ancora più tranquillo! Sì, ma qui già si piegano tutti i legni, cioè... No, ma sono di qui, è ancora più tranquillo! Stai sui lati! Stai sui lati, signore! Bisognerebbe andare ancora più sopra! Prendi la macchina, Sam. Quella me la me. Lascia, lascia. Se non sbaglio.
È un peccato perché è stata semi ristrutturata, cioè o facciamo la ristrutturazione completa e buona. Comunque niente, merita solo per questa stanza qua alla fine, che il resto bene o male. Ok, l'ultima zona che ci rimane a visitare è questa di fronte a noi. Vediamo subito che è molto antica, già all'ingresso da questa porta, costruita con assi di legno poste orizzontalmente, ma più in particolare da questo corrimano fatto in pietra e decorato. Molto molto semplice la decorazione, ma c'è anche qui, guardate un po'. Qui siamo sicuramente nella zona antica della villa, perché come vedete non è stata effettuata alcun tipo di ristrutturazione. E poi abbiamo quest'altra zona che si vede già da qui che non è stata ristrutturata, quindi andremo a vedere che cosa ne rimane. Sono molto curioso sinceramente. La cosa triste, la cosa brutta proprio, è che è stata cominciata una ristrutturazione in questo posto e poi non è mai stata portata a termine. Che cos'è quello? Ah, una scala a chiocciola! Bellissimo! Non so se la vedete proprio qui di fronte, ma... No, qui... No ragazzi, qui non mi posso fare avanti perché sicuramente ci saranno infiltrazioni dal tetto, purtroppo, e il pavimento è tutto in legno, quindi molto molto cedevole. Anche qui dove sono in questo momento piega, flette sui miei passi. Però guardate un po' quella scala a chiocciola, davvero impressionante. Ok, siamo quasi al termine dell'esplorazione, adesso andiamo a vedere se c'è un sotterraneo, perché viste le dimensioni della struttura abbiamo il dubbio che possa esserci un sotterraneo. Ok, qui sicuramente una volta c'era il sotterraneo, lo vediamo da questa arcata di mattoni posti verticalmente rispetto agli altri orizzontali, e sicuramente è stata chiusa, purtroppo è stato chiuso il sotterraneo e quindi non riusciremo a visitarlo. Ok ragazzi, il video termina qui, spero come sempre che vi sia piaciuto, mi raccomando di lasciare un like, un commento e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale per supportarmi. Detto questo, ci vediamo alla prossima esplorazione, ciao!